Il caffè di Sindona è un libro importante scritto da Gianni Simoni e Giuliano Turone, che sono due ex magistrati che hanno lavorato a lungo e bene sulla vicenda di Sindona, sul caso della P2, sull'assassinio di Ambrosoli. È un libro che ha avuto un successo importante da parte della critica più consapevole, ma anche in termini di vendite. È alla terza edizione e era impensabile che Genova non l'invitasse a presentare un libro così, collocandolo anche nella programmazione della Città dei Diritti. Bisogna ricordare il ruolo che ebbe Giuliano Turone nella scoperta degli elenchi della P2, bisogna ricordare il ruolo che ebbe la Procura di Milano nel trovare l'assassino di Ambrosoli. Sono fatti che a volte si dimenticano, ma Turone e Simoni ci danno la possibilità di ripercorrere quegli anni, di rivedere, soprattutto, dico io, col senno di poi, quindi con la consapevolezza di quello che stava davvero accadendo, l'importanza dei rapporti tra Sindona e il mondo politico, segnatamente Andreotti, Stammati, Evangelisti, di Sindona con il mondo finanziario, in particolare con Calvi e con Marsincus, e di Sindona con la mafia. Ecco, questi rapporti sono quelli che disegnano il ruolo di quello che venne definito il salvatore della lira. Per avere giustizia delle sue trame contro l'economia di mercato, contro la giustizia, contro chi cercava di difendere i risparmiatori e i creditori della banca privata italiana, questo libro ha un ruolo importante. Ecco, non è un libro di narrativa, non è un saggio, è una memoria civile fondata su atti giudiziari implacabili nella loro asciuttezza.